Peter Rabbit. C'erano una volta, in una fitta foresta, sotto le radici di un abete, quattro piccoli conigli. I loro nomi erano Flopsy, Mopsy, Cottontail e Peter. Vivevano con la loro mamma. Flopsy, Mopsy e Cottontail ascoltavano sempre la loro mamma, ma Peter invece era molto birichino. La sua curiosità lo metteva sempre nei guai. Un giorno la madre stava andando a fare la spesa. Ora, miei cari, le vostre orecchie rizzate. Nei campi o giù per la strada potete andare, ma al giardino di McGregor no, perché solo dolore vi porterà. Perché, mamma? Vostro padre ci è andato una volta, solo una volta. Sedano e broccoli voleva prendere. Splendida la nostra giornata a rendere. Mai avremmo pensato che un giorno così sarebbe arrivato, altrimenti lo avremmo salutato. La signora McGregor in una torta lo aveva trasformato! Oh, mamma, che tristezza! Ora correte via, bambini, e non combinate guai, soprattutto tu, Peter! È ora, e io devo andare! La madre se ne andò al mercato, mentre i bambini rimasero in casa a decidere cosa fare. Andiamo in fondo al vicolo. C'è un bel giardino fiorito. Balleremo, giocheremo e faremo delle belle ghirlande. Io amo le ghirlande di fiori. Anche io! Broccoli, sedano? Dovrei andare al giardino di McGregor. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ho masticato del gustosissimo sedano e fragole. Sto già sbavando. Vado da McGregor. Da McGregor? Non essere sciocco. La mamma ci ha appena avvertito di quanto sia pericoloso. Vieni con noi al giardino, Peter. Noi andiamo lì a giocare. La primavera è qui e ci sono molti fiori che sbocciano. Ma i fiori non soddisfano la mia fame come fragole e sedano? Voi potete andare a giocare con i fiori. Io vado nel delizioso giardino di McGregor. Peter corse via in men che non si dica. Ci siamo! Peter corse eccitato sul viottolo che portava al giardino di McGregor. Verdure gustose, arrivo! Peter raggiunse il giardino di McGregor. E pensò a come entrare. Poi gli venne un'idea folle. Sarà come bere un bicchiere d'acqua. Peter scivolò sotto il fondo del cancello e rimase di stucco. Wow! Ed eccoci qui, al giardino di McGregor. Era enorme dal punto di vista di Peter. Vide delle grosse rape, dei broccoli grandi come alberi e, la cosa più attesa, dei sedani. Santi numi, sono così fortunato oggi! Ho intenzione di mangiare tutto quello che posso! Ma prima di iniziare, penso che dovrei raccogliere dei gelsi e lasciarli cadere per non perdere la strada! Peter sgranocchiò il sedano, poi i broccoli, mangiò le fragole appena si accorse di loro. Intanto continuò anche a far cadere piccoli pezzi di gelso. Dopo aver visto Peter Rabbit mangiare così tanto, un uccellino blu andò da lui. Cip, cip. Ciao coniglietto, sei molto giovane, non... Voglio che per Mr. Gregor un bocconcino diventi. Cip. Quindi, ecco il mio consiglio. Non pensarci due volte, vattene prima di pagare con la tua sorte. Oh, andiamo uccellino. Non credo che sarà così male. Oh, qui ci sono dei cereali che ho rubato per strada. Saranno sicuramente molto gustosi per te. Oh, coniglietto, cip cip, come faccio a spiegarti? In questo guaio non devi infilarti. Hai troppo paura, uccellino. Sono un ragazzo coraggioso. L'uccellino fece un cenno con la testa e volò via. Ya Peter aveva mangiato troppo, sentì un po' di male allo stomaco. Ah, forse dovrei fare un po' di pausa. Ma prenderò dei fagioli per uno spuntino leggero. Peter trovò una pietra su cui appoggiarsi. Sgranocchiò qualche fagiolo.
Wow! Questa pietra è così morbida! Potrei stare in questo paradiso per... giorni! Peter si riposò e guardò il cielo. Che bella giornata! Il cielo è così limpido, gli uccelli volano, il sole è così luminoso e che c'è anche una faccia arrabbiata! Faccia arrabbiata? Da... dove viene? Ebbene, sembrava che Peter non fosse appoggiato sulla pietra, ma sul piede di McGregor. Ups, questa non è una pietra, è fatta di pelle. Salve, signor McGregor, io spero che lei stia avendo una buona giornata. Corri! Fermo, ladro! Peter fu preso dal panico e schizzò via dalla vista di McGregor, lasciandosi dietro i fagioli mezzi mangiati. Corse e si nascose dietro il cespuglio di fragole. Adesso che hai catturato la mia attenzione, ti trasformerò in una torta! Ups, cosa ho fatto? Idea! Distrarrò Mr. McGregor e uscirò dal cancello! Peter raccolse una pietra e la lanciò su un altro cespuglio, facendo frusciare le foglie. McGregor si voltò e guardò con un ghigno. Oh, sciocco coniglio! Guarda che ti prendo in un secondo! McGregor raggiunse il cespuglio di fragola da cui aveva sentito il fruscio e lo divise in due per guardarvi dentro. Preso! Per tutti i mirtilli scoppiettanti! Dove è andato questo coniglio? Mentre il signor McGregor esclamava, trovò le piccole scarpe di Peter abbandonate. Questo gli fece capire dove Peter era scappato. Credi di essere furbo? Ma aspetta che ti faccio a torta di coniglio! McGregor individuò subito Peter Rabbit che correva verso la rete dell'uva spina. Peter Rabbit corse a quattro zampe, molto più veloce senza le scarpe, e si arrampicò sulla rete dell'uva spina. Spero che non mi prenda qui. Ma il signor McGregor arrivò ancora una volta. Cercò di prendere Peter, ma Peter si spostò a sinistra, a destra e schizzò via, lasciando McGregor impigliato nella rete. Ho messo queste reti per tenere lontani gli uccelli, non per incastrarmi in questo modo. Questo ladro di un coniglio deve andarsene subito. Mentre Mr. McGregor lottava per uscire, Peter si precipitò verso il capanno degli attrezzi. Peter si guardò intorno in fretta e furia e... Non ho tempo da perdere, devo entrare nella tanica dell'acqua! Peter raggiunse la tanica dell'acqua. Notò che era piena d'acqua, ma allo stesso tempo poteva sentire i passi furiosi del signor McGregor. Oh, cielo! È sfuggito dalla rete dell'uva spina. Uno, due, tre... calcio! Peter diede un calcio alla tanica e l'acqua si rovesciò. Aveva fatto un ottimo lavoro, ma poi non riuscì a fermare il rumore, che fece scoprire la sua posizione al signor McGregor. Così ti stai nascondendo nel capanno degli attrezzi, coniglio numeroso! Aspetta che venga a prenderti! Adesso sto pensando a uno stufato di coniglio! Il signor McGregor andò nel capanno degli attrezzi, sollevò il vaso, guardò sotto il mocio e poi i suoi occhi notarono la tanica dell'acqua tremolante. Ti ho trovato, coniglio! Ora vai dritto nella mia cena! Peter sentì Mr. McGregor e corse insieme alla tanica d'acqua, andò a sinistra e poi a destra, pestando i piedi di Mr. McGregor. Mille rape attorcigliate! E se ne andò via infuriato, fuori dalla sua vista, lasciando il signor Mr. McGregor a saltare dal dolore. Peter finalmente riuscì a fuggire con la tanica d'acqua. Sbuffò e si tolse la tanica dell'acqua dalla testa. Poi si rese conto di aver corso alla cieca tra i fitti cespugli. Non sapeva dove si trovava. Peter era molto stanco. Aveva perso le scarpe, aveva sporcato la giacca e la sua pelliccia era piena di fango. Oh no,
Sono così stanco e sporco. Come faccio a tornare a casa così? Ti porto al cancello. Cip cip. Chi è questo? Te l'avevo detto. Cip. Questo giardino di McGregor non fa altro che terror. Vieni, lascia che ti porti. Peter accettò, ma prima di saltarci sopra fece una cosetta. Si tolse la giacca, la mise ad una rapa e mise due baccelli di pisello per imitare le sue orecchie da coniglio. Sarà divertente quando Mr. McGregor penserà di avermi finalmente trovato. Andiamo, coniglio! Non pensi che le malefatte che hai fatto siano sufficienti? Salta su prima che il signor McGregor ci veda! Wow, non faceva rima! Peter saltò sull'uccellino e volarono verso il cancello. Il signor McGregor, nel frattempo, avvistò il coniglio tra i cespugli. Aha! Il signor McGregor tirò i baccelli e fu ingannato proprio come voleva Peter. Oh, questa volta sei scappato abbastanza facilmente, coniglio. La prossima volta che verrai qui non avrai scampo. Il signor McGregor tornò a casa a piedi, stanco. L'uccellino blu lasciò Peter fuori dal cancello di Mr. McGregor. È già sera, coniglio. Vai dritto a casa, che farei preoccupare la tua mamma. Visto che sei coperto di così tanto fango. Sì, uccellino, torna a casa. Grazie per il passaggio. Quando vuoi, bambino. Cip, cip. Peter si incamminò nella foresta per tornare a casa sua. Peter bussò alla porta e sua madre aprì. Flopsy, Mopsy e Cotton Tail avevano more e panna per cena, servite nei loro piatti. Ciao, Peter! Sei arrivato proprio prima della cena! Santo cielo! La madre vide le condizioni di Peter e sussultò. Dimmi, Peter, cosa ti è successo? La tua monelleria ha raggiunto l'apice! È la seconda volta che perdi scarpe e giacca con la tua vita bislacca! La sua monelleria l'ho portata al giardino di McGregor. Cosa? Sì, mamma, è andata a mangiare lì. Non è venuto con noi in giardino oggi. La mamma notò che Peter era molto stanco, così lo portò dentro per pulirlo e metterlo a letto. Poi gli preparò una camomilla. Si guardò attorno e vide sedano, broccoli e fagioli sulla cucina. Come li hai presi, mamma? Questi vengono dal giardino di zia Marilyn. Fondo alla strada, tesoro. E bada alle mie parole, sono molto meglio di quelli di McGregor. Peter si rese conto di quanto fosse stato sciocco. Sua madre lo portò a letto e gli diede della camomilla. Un cucchiaio prima di dormire e domani bene starai. Ma, e le mie more con la panna? No, Peter. Oggi avrai solo camomilla. Niente more e panna per i conigli birichini. Ora vai a dormire e svegliati fresco domani. Inoltre, spero che ti ricordi di questo giorno, perché questo è quello che succede quando ci si mette in situazioni pericolose. Va bene, mamma. Peter Rabbit si sentì in colpa e poi si addormentò. Sua madre tornò da Flopsy, Mopsy e Cotton Tail per mangiare con loro deliziose more e panna.